Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti, grazie di essere qui. Come sapete, se siete qui, immagino appunto, siamo qua per presentare quattro modelli di futuro di Peter Fraser con l'autore, con il presidente Stefano Boeri e con Valeria Verdolini. Questa è un'occasione diciamo interessante perché oltre ad avere qua un autore che non gira tantissimo in Italia, quindi abbiamo una possibilità in più, è anche diciamo l'occasione per di introdurre il lancio di una nuova collana, di nuova anzi casa editrice, che è Treccani Libri. Treccani tutti la conoscete in quanto appunto editore della principale enciclopedia italiana. Di recente è iniziata questa nuova operazione, Treccani Libri, che ha due collane, una che si occupa di ristampare in versione aggiornata, commentata, una serie di classici del pensiero prevalentemente del Novecento, e invece un'altra collana di cui fa parte appunto quattro modelli di futuro, che si occupa di fare un'operazione secondo me decisamente urgente, che è il motivo per cui appunto siamo molto, molto contenti anche come che fare di essere qua alla presentazione. L'operazione che stanno facendo è quella di andare a cercare sul mercato editoriale internazionale una serie di testi che negli ultimissimi anni hanno provato a leggere in modo diciamo trasversale, in alcuni casi radicale, e comunque sempre innovativo, i mutamenti sociali, economici e culturali in atto. Vedrete poi appunto nei prossimi mesi uscirà il catalogo di quest'anno, che è particolarmente nutrito. Si inizia proprio con quattro modelli futuri di Peter Fraser, e credo non a caso. Negli ultimissimi anni in Italia, tra i tanti dibattiti che ci affliggono, uno dei dibattiti più significativi è quello della crisi della capacità di immaginare il futuro. Se ne è parlato molto, è una critica che viene mossa continuamente, sostanzialmente alla sinistra, cioè l'incapacità di costruire idee e immagini possibili del futuro, e che quindi in qualche modo determina questo difetto, una impossibilità di costruire percorsi d'azione. Sono stati tanti tentativi, diciamo, casalinghi di provare a invertire la tendenza, più o meno riusciti, solitamente meno riusciti. La cosa interessante è che in questi anni sono usciti una serie di contributi, anche in questo caso probabilmente tradotti dal mondo anglosassone, dal mondo anglofono anzi, che hanno provato a diciamo scavare nel presente per trovare immagini possibili del futuro. Un piccolo caso editoriale che probabilmente molti di voi conoscono è stato Inventare il futuro, che è uscito per Not Nero. L'ho uscito solamente perché è stata una cosa molto interessante, perché anche in quel caso una nuova casa editrice molto indipendente, quindi senza una grossa storia istituzionale alle spalle, che però è riuscita in qualche modo a costruire un piccolo caso editoriale, non solo dal punto di vista del successo dei libri venduti, ma anche e soprattutto dal punto di vista della capacità di attivazione di un dibattito all'interno di alcuni pubblici. Quello che credo interessante in questo caso è che se Inventare il futuro, lo uso un po' come benchmark da questo punto di vista, è stato un testo che ha attivato delle comunità che anni fa avremmo chiamato in qualche modo comunità underground, no? Della politica, quindi in qualche modo i mondi degli attivisti, degli addetti ai lavori da diversi punti di vista. La traduzione invece di Quattro modelli di futuro credo che possa avere degli esiti, anzi vi auguro di avere degli esiti un po' diversi, per due motivi. Da una parte perché chiaramente un editore di questo tipo ha un peso diverso in termini non solo di distribuzione, ma anche di capacità di permeare altri tipi di pubblici, quindi non solo appunto quelli che in qualche modo sono i pubblici dell'underground. Dall'altra parte perché comunque si tratta di un libro in realtà completamente diverso, che si pone
alcune domande simili, quindi quali sono i futuri possibili che possiamo immaginare, ma che lo fa con un taglio molto diverso. Da questo punto di vista ci sono tante domande che cercherò di non fare all'autore per non annoiarvi nei dettagli, e poi appunto poi il libro va prima letto di solito, prima che commentato. Me ne tengo un paio per il dopo. Prima però di passare la parola a Peter Fraze, abbiamo chiesto di in qualche modo inquadrare in modo generale il ragionamento che fa, vorrei passare la parola a Stefano Boeri. Grazie mille, ma pochissime riflessioni, perché siamo curiosi di ascoltare l'autore. È un testo conciso, molto chiaro, e che a mio parere ci aiuta anche a come dire, rimettere in discussione, come già dicevi, il modo con cui tendenzialmente siamo spinti a costruire il futuro. In particolar modo a me pare che i quattro futuri che Fraze ci racconta, e che in qualche modo nascono dal intreccio tra una inevitabile e reversibile innovazione tecnologica che va verso una società completamente automatizzata, dove i robot sono, come dire, l'elemento fondamentale, e dove dunque il lavoro sostanzialmente cambia statuto, e un'altra corrente in qualche modo irreversibile, perché le due sono in qualche modo come due grandi correnti parallele che attraversano tutte le pagine del libro, che è la corrente del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, della progressiva inabitabilità del pianeta. Queste due correnti sono le costanti dei quattro futuri che Fraze ci racconta, e lette in modo appunto intrecciato creano le condizioni per proiettare quattro scenari di cui lui parlerà, ma diciamo in modo molto sintetico. Uno scenario con una certa anche ironia viene ricondotto a un modello che assomiglia molto a quello del comunismo originario, quindi da ciascuno secondo le sue capacità, ciascuno secondo i suoi bisogni, quindi una società dove si è liberi dal lavoro in un certo qual senso e dove c'è abbondanza. Un secondo modello che invece ci ricorda che anche una società di quel tipo è una società dove ci saranno professioni che in qualche modo garantiscono una rendita, perché controllano, si direbbe oggi, non più i mezzi di produzione ma i mezzi di programmazione, ma quindi chi detiene il possesso o controlla i programmi, il software, dal punto di vista del copyright, dal punto di vista della pubblicità, dal punto di vista della distribuzione, avrà comunque una quota di potere. Un terzo modello che invece ragiona su come la progressiva seconda corrente, quella del cambiamento climatico, invece che produrre abbondanza, produrrà una grande questione di scarsità di territori, di beni e di risorse, che è un modello, come dire, si potrebbe dire, lui chiama socialismo, che qui secondo me con una forte ironia va colta la cosa, però potremmo quasi dire socialdemocratico. Il tema qui sarà che le risorse sono scarse, una società, io credo si pone un problema di welfare, è quasi un modello socialdemocratico, ed è un po' quello che c'è oggi in Triennale. Cioè io credo che, per chi ha visto Broken Nature, questa grande mostra curata da Paolo Antonelli che si interroga su un design ricostituente, che ricostituisce un rapporto con la natura, è un po' questo, no? Cioè una società che si prende cura della questione ambientale, consapevole della scarsità di risorse, cercando di ridistribuire le risorse che ci sono. E poi un quarto modello, che è quello più estremo, che mette insieme la, come dire, la progressiva costruzione di una gerarchia classista, quindi diciamo il renditismo spinto, il secondo modello spinto agli estremi, quindi una classe di elite che non solo detiene, come dire, la possibilità di controllo
sul software, ma detiene soprattutto la possibilità di sopravvivere al cambiamento climatico, che si in qualche modo arrocca, contrapposta a una società di disperati, che addirittura a un certo punto diventa inutile, diventa sostanzialmente inutile al punto da poter essere sterminata, e qui torna con forza, come dire, una distopia che la fantascienza ci ha raccontato e che, se vogliamo, è una distopia terribile, uno sterminio, cioè una quota gigantesca di popolazione che perde valore da un punto di vista del reddito, della capacità di fornire un'utilità a queste elite arroccate. Allora, apparentemente, adesso mi scuso per la semplificazione, ma queste quattro visioni sono, come dire, molto chiare, e la metodologia della loro costruzione è molto semplice. Uno potrebbe dire troppo semplice, ma penso che la cosa interessante del libro sia i possibili intrecci. E questo modo di costruire il futuro mi piace per quattro ragioni. Sono quattro futuri, e dico le quattro ragioni e poi smetto. La prima ragione è che noi siamo soliti costruire un futuro monocorde, cioè tendenzialmente i futuri di cui abbiamo letto da parte degli scienziati, dei sociologi, dei politologi, sono futuri che nascono tutti dall'evoluzione sostanziale di una grande questione: la fine della storia, la guerra atomica, il futuro post-atomico. Ma anche oggi noi cominciamo a leggere di visioni di un futuro che sono caratterizzate, per esempio, dal tema del cambiamento climatico, no? Molto forti, no? Che succederà anche nelle serie televisive, cosa succede dopo. Ecco, Fraser esce da questa, come dire, semplificazione. Il futuro che ci presenta è un futuro dove, dicevo prima, si intrecciano delle correnti forti, come ad esempio quella ambientale con quella tecnologica, che lui dice sempre, continua a dire, non è mai una corrente oggettiva, che non decide da sola, è sempre condizionata dalla politica, ma insomma è una corrente, e anche quella economica. Quindi c'è una visione, un intreccio molto interessante di fenomeni strutturali, non c'è un futuro monocorde, il futuro è determinato da diversi fattori. Secondo, legato a questo, il futuro è assolutamente costruito nel presente. Il futuro non è altro che una proiezione, come dire, una tendenziale forzatura, una evoluzione di condizioni presenti. E queste pagine, da questo punto di vista, sono estremamente brillanti. Il secondo capitolo inevitabilmente ci parla del potere delle grandi multinazionali del mondo digitale, cioè c'è dentro già il futuro di cui si racconta portato alle estreme conseguenze. E nel terzo c'è dentro gran parte dell'atteggiamento, lasciatemi dire, riformista, in qualche modo socialdemocratico, che oggi, forse per fortuna, prevale in alcune parti del mondo rispetto alla questione ambientale. Ma c'è dentro anche la quarta, perché alcune forme di sovranismo estreme poi sono alla fine quello, così come c'è la prima, in chi oggi teorizza l'importanza di fare comunità come unica strategia, penso a Ezio Manzini, per poter ragionare seriamente sul cambiamento climatico. Quindi c'è un'idea di futuro che non è monocorde, molto importante, c'è un'idea di futuro che non è staccata dal presente, e poi direi altre due cose. Prima di tutto c'è un'idea di futuro che è plurale, nel senso che geograficamente, qui c'è un riferimento anche a Gibson, ma diciamo in senso ripensato in modo interessante, non è detto che il futuro sia uno solo. Ci sono diversi futuri che riguardano pezzi diversi del pianeta. Ci possono essere pezzi di mondo che vanno in una direzione, nonostante il cambiamento climatico, ma il cambiamento climatico è selettivo dal punto di vista geografico, ambientale, territoriale. Quindi anche questa cosa nuovamente pone il problema di aree del mondo che potranno avere un futuro di un certo tipo e altre aree del mondo che avranno un futuro di un altro tipo. Quindi c'è una geografia del futuro, non c'è un'unica visione, come ripeto, spesso semplificando alcuni futurologi, alcune visioni futuristiche, alcune visioni determinate. E l'ultima cosa per cui mi piace questa metodologia di costruzione del futuro è che il futuro è anche cumulativo, cioè può essere visto in sequenza, cioè può succedere, lo dice molto bene nelle ultime pagine del libro, che
lo sterminismo, cioè un futuro da incubo in cui le popolazioni sopraffatte dal cambiamento climatico, spossessate di qualsiasi bene, prive di qualsiasi risorsa, a un certo punto si ribellano e quindi rinasce una vecchia talpa che conosciamo e che apre il primo futuro, così come tra il secondo e il terzo futuro c'è cioè un atteggiamento sostanzialmente di difesa di una rendita di posizione giocata sul piano del controllo di alcuni processi creativi e di distribuzione del sapere, si associa una visione riformista che cerca invece di distribuire quel tipo di risorse che quella gerarchia di controllo del sapere può determinare. Quindi alla fine mi sono divertito moltissimo, è un libro che è un esercizio di stile, mi è venuto in mente di continuo anche no, mi sono venuto in mente e da questo punto di vista è un libro utile che andrebbe, come dire, riletto ogni volta che ci poniamo il problema seriamente del futuro delle nostre società. Grazie. Faccio un tentativo, non ci ho pensato prima, se facessimo il suo intervento tutto in inglese qualcuno avrebbe problemi? Sì, ok, allora lo traduciamo, ci proviamo. Io ci provo sempre. Ok, please. Mi sembra che ascolto meglio. Thank you everyone for coming and for having me here. It's good to be in Milan and to have my book available in Italian. I don't know necessarily that I need to start with as much as I had thought, just because that we already heard a very good kind of overview, I think, of the arguments of the book, with the advantage of having been also in Italian, which is very nice. I'll just say a little, I guess, in maybe a different way about what I was attempting to do with this book and why it's sort of written in the way that it is. It does start from sort of this question of technology and automation, and you know, it uses that as its jumping off point or its premise, and it comes, I guess, from a couple of different sources, my thinking about that. One is, you know, I come from a background of radical social theory, from, you know, socialists and Marx and others, and I also, as is sort of reflected in the book, come from a background of being a fan of science fiction and speculative fiction, which also, of course, not entirely, but focuses very much on the social implications of technology. And so I'm starting from particularly the question of the relationship between technology and work and the two-sidedness that has always characterized the perspective, particularly of the left, on the meaning of technology and particularly technology and labor, which is that one part is this the kind of the sort of modernist utopian vision that says that increasingly productive technology leads ultimately to the possibility of liberating us from labor, of creating the space for leisure, for art, for human flourishing outside of toil, but that of course we also see, and this is the thing that we've seen returning to public view increasingly in the last 5 to 10 years again, is this question of automation as robots taking your job, algorithms taking your job, eliminating a space for human labor, not in order to create room for human flourishing, but instead leaving people without prospects, without incomes, without means to survive. Yeah. Allora, questa è una premessa, io non sono una traduttrice professionale, quindi aiuto nella traduzione. Grazie a tutti per l'invito, è molto bello essere qui e è molto bello che il mio libro sia stato tradotto in italiano. E non so se fare davvero di nuovo una presentazione del libro dopo la bella sintesi che è stata fatta in italiano in precedenza, quindi vorrei a questo punto entrare sulle ragioni perché ho scritto questo libro e quali ragioni mi hanno mosso
nel farlo. Principalmente io ho preso spunto da due gruppi di letture. Una è quella delle teorie radicali che vengono dal socialismo, la teoria marxista. Dall'altra parte sono sempre stato un fan della fantascienza. Mi è sempre piaciuto molto, ho sempre messo e ho posto molta attenzione sulle conseguenze delle tecnologie, come i libri di fantascienza immaginavano le conseguenze delle tecnologie. In particolare il rapporto tra tecnologia e lavoro e in che modo il rapporto tra tecnologia e lavoro apriva a due possibili prospettive. Da una parte l'automazione aveva offerto una prospettiva utopica, quindi una liberazione dal lavoro e l'idea del superamento, non avremmo più avuto bisogno di lavorare. Dall'altra parte invece la prospettiva e la preoccupazione degli ultimi 10 anni che l'automazione avrebbe portato via la possibilità di lavoro e quindi avrebbe ridotto ancora di più le possibilità dei lavoratori di emanciparsi. Starting from that premise, I took as my sort of science fictional or speculative starting point in the book this idea that is sort of common both to the dreamers of radical social theory and political economy, and also to some of the prophets of either utopia or doom of our present literature of business and automation and work. Which is this idea that we are rapidly approaching a point where, if not all, then perhaps most of work, not only agricultural or factory, but also service or intellectual work, could be replaced, could be done somehow with very little or no human labor. And what happens in that world? And one of my starting points is that world, whatever we call it, it will be something quite different from what we understood as capitalism over the last 100-200 years, based on the exploitation of human labor. And so then the Four Futures, as you sort of have already heard a good explanation of, come out of the different ways that that can play out. And there's sort of the two axes of variation, the two determinative things, are first of all, to me, this most important is this political question. You can call it politics, you could call it a question of inequality, you could call it a question of class struggle, but essentially, are we in a world like this one, very hierarchical, stratified, or is it one in which whatever future is possible, whether it is one of more abundance or more scarcity, is that going to be one that we can share out equally rather than in a highly unequal way? And then this other question is, how does that interact with this climate crisis, this ecological crisis that is upon us, that is inevitably going to shape any future with which, and one can think of that in terms of either the sort of the green utopia of renewable energy and cleaning ecosystems and coming to some sustainable arrangement in our relation to the earth, or a world in which, in fact, managing scarcity, managing the need to consume in a different way, to organize society in a different way for ecological reasons becomes the dominant thing. And so it's the interaction of those two things, the political class struggle part and the ecological part, in the context of automation, that gives me those four futures. And I'll pause again and then finish up with a couple more comments, and then we can get into it. A partire da questa premessa ho iniziato ad esplorare le letture della teoria sociale, della teoria politica, questi profeti che hanno cercato in qualche modo di raccontare questi approcci e come l'automazione ci poneva una questione fondamentale, per cui non era solamente un'automazione legata al settore dell'agricoltura, come era immaginabile, oppure al settore dell'industria, ma ci si stava dirigendo verso un futuro in cui l'automazione avrebbe reso sostituibili anche i servizi del terziario. Per cui, in questa prospettiva, la mia domanda era in che modo il capitale avrebbe retto, in che modo questo meccanismo di sostituzione avrebbe avuto gli impatti sul sistema del capitalismo, e quindi mi sono posto due questioni fondamentali. La prima era una questione di tipo politica, ossia in che modo questo cambiamento avrebbe impattato sulle diseguaglianze, sul sistema delle diseguaglianze, sulla lotta di classe, se vogliamo dirla in termini più tradizionali, e
in che modo questo cambiamento avrebbe impattato su questa trasformazione e come questo cambiamento dell'automazione che ci poneva questioni sulle diseguaglianze incrociava un'altra questione fondamentale, che era quella dell'ambiente, e quindi da una parte il tema della sostenibilità e dall'altra, allo stesso modo e in parallelo, il tema della scarsità di risorse, per cui da una parte una linea che ci raccontava di come il lavoro si stava cambiando e noi ci stavamo per essere sostituibili, dall'altra parte come questo incrociava il tema ambientale. L'incrocio di queste due domande, quella ambientale e quella politica legata all'automazione, hanno fatto sì che io mi domandassi e riuscissi ad interrogarmi, a produrre le prospettive dei quattro futuri. Thank you. So what I'll sort of end by talking about is that then, what am I doing with laying out what I call these four futures, which you could call, sometimes they're called scenarios, which is a language associated with, you know, what's sometimes called futurism, or efforts to come up with these sort of discrete maps of how things might be, you know, however many years from now. And I've always resisted being called, you know, a futurist, or being said that, or being told that I'm in the business of prediction, because it's that very thing that I want to avoid in some way. Inevitably, I'm sort of making predictions, or at least opening a space of possibilities, I would say. Departing from the famous, line of Marx, people make their own history, but not under conditions of their own choosing. And so both parts of that are very important to me, right? That there are these structures, and that there are aspects of our present, and each one of these futures is also, a story about our present. It's about things you can see happening now, but that ultimately, unlike so many books that try to predict here's where we'll be in 20 years, the political part, the collective agency part, is most important to me to convey, that this is a space of possibilities whose ultimate outcome, which tendencies come to the front or not, is going to be the outcome of political struggles that we do still have the collective capacity to push in one way or another through various forms of mass politics. That it's very important that we do that. That's one of the ways I think what I'm doing is distinct from the sort of just futurist prediction game. And the other way is in the use of speculative fiction, of science fiction, throughout the text, intermingled with the more empirical social science parts of it, as a way of saying, here are fictions, here are stories that give sort of maybe another way of looking at the present, or a way of thinking about how things might be different. But because I'm drawing on fiction, on narrative stories, I think it allows it to be open-ended and sort of space of possibility, rather than being sort of a scientific prediction of some kind. We can maybe take that as a point of departure if we want to talk more about kind of the structure and method of it, because I know you'd said maybe you had some questions about that, but that was just to sort of give an idea of why I wrote this book that I think ultimately, if I'm being, if I'm being quite honest about it, there's not many ideas in it that I would say are extremely new, or that you can't find in the books that I've read, or that other people are writing on some of these themes now. It's in linking sort of the radical social theory part of it with the popular science fiction part of it, and packaging it all together in maybe sort of a new way. I'm hoping to give people tools to think about this question of what is the future? How can we think about futures that are different from the way things have been, that maybe work a little differently either than a traditional work of fiction or a sort of drier work of social theory would have been. Hopefully that's successful and helpful in some ways for people who read it. Vorrei spiegare meglio che cosa faccio, scusate perché manca anche la voce, che cosa faccio quando mi occupo di questi quattro futuri. Le mie proposte di scenario su come potrebbe essere quello che accadrà non sono dirette ad una sorta di predizione. Non voglio descrivere un modello di business futuro. A me non interessa quello, mi interessa aprire all'idea di uno spazio di possibilità. Non solo perché lo faccio in una chiave marxista per cui le persone possono fare la propria storia. Per me l'idea è ragionare in termini di agency collettiva.
quindi di aprire dei scenari in cui la collettività si può dirigere in un senso o nell'altro e può decidere di spostare le cose in un senso o nell'altro. Dall'altra parte ho cercato di affiancare questa che è la teoria politica e la mia visione politica delle cose alla fantascienza, perché volevo che ci fosse nel lettore la possibilità di vedere una lettura della storia possibile attraverso degli immaginari in cui la prospettiva si poteva guardare a un futuro prossimo senza fare una previsione davvero scientifica, quindi fornire degli immaginari della fantascienza per poter ragionare sul presente e sulla direzione dell'azione sociale. E quindi io non ho fatto un libro partendo da idee particolarmente nuove, sono cose che potrete ritrovare in altri libri. Quello che ho cercato di fare, che è sicuramente un elemento di novità, è un tentativo di tenere insieme un pensiero politico radicale, una visione della fantascienza che spostando le carte in tavola potrebbe cambiare il ragionamento delle persone che lo leggono. Sì, allora su questo punto, nello specifico legato a proprio come è costruito il libro, che appunto quando lo leggerete capirete che è uno forse degli elementi più interessanti, ho una osservazione che è anche un po' una domanda. Come avete capito, appunto c'è una compenetrazione di due approcci disciplinari completamente diversi, quindi da una parte un approccio legato a, diciamo, la sociologia critica, se vogliamo dargli un'etichetta, e dall'altra parte invece un richiamo alla fantascienza più o meno radicale. La commistione di questi due elementi, invece di risultare un Frankenstein strano, in realtà funziona molto bene perché inserisce degli elementi che hanno a che fare quindi con forme anche di disciplina scientifica ben strutturate e altri elementi invece che sono inevitabilmente più narrativi e quindi appunto di scenario, come diceva lui. La domanda, che è appunto una considerazione, forse anche una domanda, è che forse questo metodo, perché il risultato di questo percorso è proprio un metodo anche molto chiaramente denunciato e identificabile, mi chiedo se questo metodo non sia estendibile, nel senso che forse l'esercizio di immaginare altre forme di futuri possibili non sia forse una delle cose più interessanti che sono nel libro. Per certi versi, quando l'ho finito, ho iniziato a pensare, cavolo, vorrei vederci un gioco da tavolo fatto in questo modo, perché un gioco da tavolo chiaramente non particolarmente, cioè non la classica cosa che fai la sera dopo cena, ma in qualche modo un gioco di scenari possibili, dove una serie di variabili, lui ragiona molto bene in termini di variabili costanti, cioè di elementi costanti invece di vere e proprie variabili, assume delle ipotesi operative del discorso, se le variabili possono essere cambiate e si può iniziare a giocare in modo generativo con gli idealtipi, che tra l'altro riporta in ottica, diciamo, dichiaratamente weberiana da una parte, e con invece degli scenari possibili e fantascientifici, futurologici, anche se non vuole che si usi questo termine, dall'altro. So thank you. Hopefully I will address this what you put to me in some adequate way. But in sort of in terms of this, you know, that yes, this relationship between the sort of fictional part and the social scientific part, and how we can sort of think this beyond sort of the science fictional materials that I use. You know, the thing that is appealing to me and useful to me about certain types of speculative fiction is that they are rooted in what is referred to usually as a lot of world building, which is refers to the fact that when you're writing something that takes place in a world, in a society that's quite different from our own, you have to come up with not just your characters and your plot, but elements of the world maybe that are mostly not even seen overtly, but that structure the background conditions of how is this society's politics structured and its economy, what is the ecology of this planet, or what have you. And that in some ways the tools necessary to do that, to build a world before you can write a story in it,
are similar to the tools that a social theorist or a social scientist uses. They're just put to slightly different uses. Instead of, you know, taking an empirical study of the world and assembling some abstraction about our society from it, you're building up basically the same type of abstraction, but then using it to say, well, then, as you were saying, what if you change some variables, change some parameters, so that you have now a world that is enough like ours that it's legible to an audience, but enough different that you can, you know, that you can really imagine yourself into a fundamentally different kind of world. And to me, imagining yourself into a fundamentally different type of world is the task of radical social theory just as much as it is the task of fiction. And so I think that's what brought those together for me, and I think there are other interesting ways that one could do that. You mentioned the idea of games, of, you know, tabletop games or things like that, and of course the idea of rule sets and so on is very much something that leads in one in that direction. You know, games and video games, for example, are something I personally have an interest in, both critically and as a consumer of them, and so I like that also as a way of thinking about building out a world or a space of that has rules and possibilities, and then seeing what can happen to the you know, when you sort of let agents loose in it, and that leads me to this sort of synthesis of the narrative fictional way of thinking and the analytical social theorizing way of thinking that I sometimes refer to in the book as social science fiction. In that, again, it is using sort of the same tools that both a social scientist and a writer of speculative fiction would use. And as a sort of aside, one of the things that I say in the book, because of course when people hear, you know, I'm using science fiction in this book, people think, well, that then you're concerned with gadgets, you know, and machines and that sense of technology. But, you know, I think of, you know, law and political regimes and structures as technologies of a sort too, and that the most interesting speculative fiction to me isn't just making up spaceships or something, but also ways that societies and economies can be organized. And again, in that sense, very much doing the same work of radical social science, especially radical social science, to really think out in detail about how our society does work and might work, both on a material, technical level, but also on the level of social relations. And so that's, to me, the sort of fundamental unity between the speculative fiction way of thinking and the radical social theory way of thinking. Okay. I try. Yeah, I understand. It's a lot going on. Allora, spero di riuscire a rispondere a questa domanda. La parte della fantascienza, quello che mi piaceva e mi serviva era che nella fantascienza quello che fa l'autore non è solo costruire i personaggi, ma è costruire dei mondi. Avevo bisogno di costruire dei mondi e non mi bastavano i protagonisti per raccontare la prospettiva politica che volevo raccontare. Avevo bisogno di scenari e di scenari e spazi in cui far muovere questi protagonisti. La fantascienza ha questa caratteristica, che descrive dei mondi leggibili in cui noi ci riconosciamo e riusciamo ad individuare degli elementi di vicinanza tali da poterli vivere in qualche modo, ma anche presenta degli elementi di differenza tali per cui noi vediamo da una prospettiva diversa. Allora a me interessava quello, collocare il mio lettore in una prospettiva che è molto simile poi a quella dei giochi di ruolo, dei videogiochi, in cui si vedevano le possibilità in una prospettiva leggermente diversa. Perché in fondo quando io parlo e tengo insieme poi la teoria politica con la fantascienza, cerco di fare quello. Quando all'inizio dico che mi occupo e prendo spunto dalla letteratura di fantascienza, tutti si aspettano che io parli di macchine, di gadget, ma a me non interessa tanto quello, a me interessa il modo in cui la fantascienza ci permette di parlare di politica, di forme di governo, di leggi, in cui noi riusciamo a muoverci in quella prospettiva. Quindi ho utilizzato quel modo di costruire spazi e mondi proprio per permetterci come lettori di muoverci in uno spazio politico differente possibile. Faccio solo una considerazione, diciamo, su questo punto, giusto perché appunto immagino che il pubblico
possa essere misto, non è un caso che, come ricordava anche Boeri nel libro, una figura che ricorre più volte è quella di William Gibson. Un elemento che, se non ricordo male, è anche proprio nella frase di chiusura. Una cosa interessante di William Gibson è che Gibson ha iniziato con una fantascienza all'inizio degli anni Ottanta proiettata secoli nel futuro, e poi progressivamente i mondi che si immaginava sono diventati sempre più vicini. Il mondo è iniziato a diventare a 50 anni, a 30 anni, fino a che sostanzialmente con la trilogia di Guerreros di fatto era un mondo che poteva essere quello dell'anno prossimo, in qualche modo, quindi non più un futuro lontano, ma qualcosa di sostanzialmente contemporaneo. È lì che l'elemento poi della speculative fiction inizia a diventare probabilmente particolarmente interessante, proprio in questo incrocio tra teorie sociali radicali e narrativa. Detto questo, credo che ci sono forse alcune considerazioni che Valeria Verdolini voleva fare soprattutto sull'ultimo capitolo, che occupandosi di sterminio, occupandosi quindi di dispositivi totalitari e della, diciamo, crescita esponenziale di alcune pratiche legate ai dispositivi totalitari nel contemporaneo, ed essendo sostanzialmente una dei filoni di ricerca di Valeria, da questo punto di vista ci sono alcuni elementi che sono interessanti da evidenziare. Qui la traduzione la faccio io. La mia è una domanda molto semplice, nel senso che il quarto futuro, che lui chiama in maniera drammatica sterminismo, in realtà racconta cose che fanno parte più che di un futuro, di un presente, nel senso che l'ultima parte del libro è focalizzata su le gated communities, i sistemi di controllo delle città, il fatto che negli Stati Uniti ci sia stata la cosiddetta epoca d'oro delle incarcerazioni, in che modo questa scarsità di risorse viene poi gestita con una contenzione dell'eccedenza. Allora, visto che questa parte di futuro mi sembra così vicina al presente, come possiamo relazionarci con quella che è la più terribile ma anche forse la più attuale tra le quattro che descrivi? Yeah, I mean, so what you said is applicable not only to that chapter, but of course to the whole book, and gets to, you know, you mentioned William Gibson, and the line that I use, among others, is his, one of his most famous lines: the future is already here, it's only unequally distributed, which, you know, and as I say elsewhere in the book, you know, it's an old saying of lots of people that all science fiction is really about the time when it's written, and not about the future. And so, yeah, the purpose, you know, the point was for the reader to see in each of my chapters, you know, something that is in our world, just with a little exaggeration, you know, can lead to these sort of fantastical versions that you find in the book, whether it's this sort of Star Trek communist future that's totally beyond, you know, the need for the state or the need for labor, or the other side of it, this exterminist future, I call it, in which, yes, the idea of the camp and the prison on the one side, and the gated community and the private island on the other side, have become the sort of to define the whole world. And absolutely, we see that. And I have to say, at least in terms of my American audiences, and others to some extent as well, but especially in the US, since even the time when I first wrote the book, there's been a shift in the reaction that I've gotten, in particular that last, you know, that last main chapter, which is focusing on the idea that, you know, this idea that if you automate away most human labor without changing our structure of class relations, then you get a scenario in which it can make sense in a certain way from the standpoint of the rich for them to just want to first incarcerate but ultimately exterminate this surplus former working class. And that sort of struck people as more outlandish a few years ago, even, I think, than it does now.
And in the U.S., I would say that's in some ways attributable to a certain, you know, parochial narrowness that is common to Americans, where, you know, suddenly Donald Trump was elected and people started to notice that the world is full of wars and camps and migration crises, and also we have this the biggest mass incarceration system in our own country. You know, since the stuff is obviously not new, but I do think increasingly, even within the last few years, it's come to people at the forefront of people's thought. And so I guess the answer to the is that that's part of what the book is meant to provoke, not just fear of the dystopian future, but also hope, ideally, in the, you know, the better potentialities that I explore in some of the other chapters, but to say, you know, these are all possible directions in which we're going right now, some of them bright and some of them dark, but that we still have the capacity to organize for something different, that there's no sort of law of physics that says it has to be this way, or that says that we don't have either the will or the material resources to make at least a halfway decent existence for people. It's politics that stands in the way of that ultimately, and would still be my argument. And so the book tries to lay out both the scale of the challenges that we face, but also the fact that these are challenges that are susceptible to politics and to human agency. Allora, questa vicinanza col presente non si ritrova solo nell'ultimo capitolo, ma in tutto il libro. Il futuro in qualche modo è già un futuro prossimo ed è un futuro molto vicino, è già una descrizione di un tempo presente. E in qualche modo questo era l'obiettivo che ho cercato di perseguire in tutto il libro, permettere al lettore di vedere, anche nelle esagerazioni che ogni tanto ho cercato di sottolineare, delle parti di presente. E in qualche modo questo capitolo che parla di sterminio è fatto su queste polarizzazioni: da una parte l'idea del campo, l'idea dell'incarcerazione di massa, dall'altra lui descrive queste gated community, oppure delle città ideali isolate come a largo di Lagos in Nigeria. E per il pubblico americano, in qualche modo, quello che ho scritto è qualcosa che risulta in qualche modo datato, perché questo capitolo, che è un capitolo centrale proprio perché racconta come in qualche modo tu risolvi il tema dell'automazione della forza lavoro allontanando o addirittura sterminando quella forza lavoro senza cambiare i rapporti di classe, è qualcosa che adesso risulta un po' meno forte, perché quella che è stata la costruzione della retorica di Trump negli Stati Uniti negli ultimi anni ha in qualche modo aumentato la consapevolezza rispetto a quanto sta accadendo, rispetto alla questione al confine col Messico, e in qualche modo quella consapevolezza è qualcosa di importante, perché provoca rispetto a questo futuro distopico e ci permette, ed è quello che io ho sempre cercato col libro e quello che vorrei ottenere col libro, di avere una capacità argomentativa, una capacità di ragionare rispetto a qualcosa di diverso. E quindi in qualche modo, vedendo quella distopia, noi possiamo organizzarci e sfidare con delle proposte. Io direi che ci sono delle domande dal pubblico, di qualche forma, misura. Io a questo punto in realtà faccio una domanda che è più venuta fuori da un ragionamento di Valeria prima che iniziassimo a questo punto, che si rilaccia un po' a quest'ultimo argomento, cioè appunto il libro è comunque un libro nuovo, ma ha già pochi anni, e è soprattutto un libro che viene fuori da un contesto che è comunque diciamo per un pubblico che parla inglese, mettiamola così, come tipo di distribuzione. È chiaro che appunto le trasformazioni che vengono messe in evidenza nelle quattro forme possibili di futuro sono in realtà diversamente distribuite, e questo è un argomento che è
emerge più volte, già oggi all'interno del presente. Sono distribuite in modo diverso sia per gruppi sociali diversi, quindi da una distribuzione dal punto di vista di stratificazione sociale, sia soprattutto dal punto di vista geografico, nel senso che appunto i casi che vengono descritti, alcuni sono già realmente esistenti, altri sono in sviluppo. La città, diciamo la gated community di Super Russo al largo di Lagos era in costruzione, non so adesso ci stanno ancora lavorando, credo, ma sicuramente in realtà sono trasformazioni che sono in atto e però appunto sono distribuite in modo diverso. Da questo punto di vista forse per l'Europa le cose stanno andando in un modo diverso, se ha una, appunto, se ha un parere su questa cosa. Yeah, I would say, broadly speaking, you're right, of course, I'm coming from the American perspective, although, of course, the system I'm analyzing is global in nature, and so, yes, I want to try to understand that geographical unevenness, the combined unevenness of the system, and sort of, you know, I think of Europe, or at least Western Europe, along with, you know, the rich, you know, United States and Canada and you know, and Japan and like the rich countries, as broadly speaking, facing the same kind of package of issues, being that, of course, you know, automation and disappearance of industrial work is similar in these places, although you can find that also, you know, elsewhere, even in China, this is now becoming a concern where they, you know, some work is being automated and also some is moving to even lower wage countries. But this idea of sort of losing jobs to robots is not an exclusively rich country thing. And sort of as, you know, yeah, as I talk about a little bit, the sort of ultra rich in their gated communities, although disproportionately those people are in places like Europe and the United States, you do find things like the, you know, in Nigeria or in South Africa or, you know, other, or even Mexico, you know, there's the billionaire class, is it truly transnational class? So I don't know if I fully picked up all the nuances of the question you asked, but I do, you could say in some ways it's a critique of the book and the model that it is somewhat aspatial. It's at least in its explicit framing, that it sort of speaks about, you know, it speaks about futures, and it speaks about sort of tendencies in a global sense, but not so much necessarily about the way that, for example, you know, with the issue of climate change, the causes have been disproportionately in the rich countries, and the effects are disproportionately appearing in places like, you know, Africa, where you have, or the Middle East, where you have wars driven by climate-related factors and so on. So I don't know that that's an answer exactly, only that there is this very clear geographic unevenness to the phenomenon tendencies I'm talking about, but it's not as simple as, and I'm not saying that you're saying this, but sometimes I think there's a temptation to say, well, this is maybe a story about the rich countries and not about poor or, you know, developing or middle income countries, when it's true that the story plays differently, but that you can, that these are actually interconnected stories that appear in various ways in a very complex geographic way that isn't as simple as, like, how does this look in the US versus Europe versus Africa versus Asia, but that increasingly you do have kind of a global ruling class and a global working class, which are different and fractured in various ways, but also bound up in, I think, ultimately the same technological and ecological dynamics that we're talking about here. Vengo dagli Stati Uniti e ovviamente quelle sono le variabili che avevo sotto mano, da cui sono partito per raccontare le cose. E alla tua prima domanda sicuramente posso dire che in qualche modo è facile pensare che l'Europa segua una linea di sviluppo e una linea di problematiche anche rispetto all'automazione molto simile a quella del Canada e del Giappone, ma puoi trovare forme di automazione anche in altre parti del mondo, così come si possono trovare delle elite di super ricchi
in Nigeria, in Sudafrica, in Messico, c'è davvero anche un'elite transnazionale, per cui in qualche modo parlare di futuro, io volevo parlare di futuro in chiave globale e sono consapevole che ad esempio sul climate change c'è una distribuzione diversa tra chi produce le cause e dove si sviluppano le conseguenze di quelle cause, tra il Global North e il Sud globale, ma allo stesso tempo non è così facile fare una divisione netta tra le due parti. Non possiamo immaginare quella divisione tradizionale tra uno sviluppo dell'Occidente e un ritardo, proprio perché ci troviamo in un momento così segmentato in cui c'è una classe di lavoratori globali e dall'altra parte un'elite dominante globale, per cui la geografia di questo sviluppo non segue per forza quelle linee facilmente leggibili. No, tra l'altro secondo me il punto interessante da questo punto di vista è che avendo delle tendenze di scenario, poi in realtà, lui diceva, non possiamo considerarlo, cioè mi è stata fatta la critica che in alcune può essere visto come aspaziale, in realtà credo che poi il gioco di spazializzarlo stia un po' al lettore, cioè questo sarebbe anche interessante per chi di voi lo leggerà vedere poi come l'avete declinato dal punto di vista spaziale, perché io ci ho fatto un sacco di esercizio sopra da questo punto di vista. Bene, se non ci sono domande, e consideriamo che è un lunedì di primavera, anche se poi non sembra, quindi la settimana è appena iniziata, forse possiamo ringraziare Peter Fraser, Valeria, che comunque è stata bravissima, devo dire, Verdolini. Ringraziamo Treccani e Triennale, con Stefano Boeri che è appena svicolato per un impegno istituzionale. Ringraziamo Triennale anche perché eccezionalmente la libreria all'ingresso è aperta il lunedì, di solito è chiusa, ma oggi ci trovate il libro, per cui grazie e buona settimana.